Salve a tutti Blazers e benvenuti nell'ultimo episodio, cioè nell'ultima puntata, ultima parte del primo episodio della seconda stagione di Minecraft Story Mod. Che macello intitolare, cioè definirvi questi video, però è così, questo è il primo capitolo della nuova stagione e ne è il finale essenzialmente. Ragazzi, se non avete visto le scorse puntate, sono uscite tutte tra oggi e ieri sera, quindi recuperatele. Dovremmo essere sul finale, ho fatto dei calcoli sulla lunghezza, ci dovremmo essere. Poi ovviamente la storia continuerà con i prossimi capitoli, quando usciranno nel corso dei prossimi mesi, quindi non vi preoccupate. Ma detto ciò, non siamo mai stati così vicino al tesoro e nessuno è mai arrivato a questo punto nel tempio. Quindi direi di iniziare mettendo questo dannato pugno nel muro e vediamo che cosa c'è oltre. Si apre un'enorme porta con un'enorme scala. E ragazzi, come previsto, le statue si svegliano. Non erano semplici statue e ci stanno seguendo. Per fortuna le abbiamo chiuse dall'altra parte. Che avventura. Kind of zombie shaped. They sort of sound like zombies, but those are definitely not zombies. Ok, sembravano degli zombie, suonavano come zombie, ma non erano zombie, erano statue, esattamente. O zombie travestiti da statue. Intanto Jesse dice, wow, ci siamo? La stanza del tesoro? No, all'interno del tempio. È incredibile. Guardate che bello. Ci sono blocchi di smeraldo ovunque. Ok, guys, structure blocks gotta be in here. Lo structure block dovrebbe essere qui in giro. Me lo sento, dice Jesse. Ok ragazzi, ci siamo arrivati, quindi, suppongo. E vi dovevo dire una cosa, stavo per commentare dicendo una cosa, ma mi sono scordato, perché sono rimasto anch'io stupito effettivamente. Se mi viene in mente ve lo dico. Intanto guardiamo qui. Terminal. Sapete che questo ha tutta l'aria di essere un portale? O è un qualcosa dove dobbiamo incastrare dei blocchi? O è un portale che porta da un'altra parte ancora? Wow. Intanto ragazzi, io vi dico una cosa. Questo inizio di stagione mi piace un sacco. E come... perché sono tornato giù? Sono stupido. Come storia, questa roba del monumento oceanico mi piace davvero un sacco. Sarà che le storie su Atlantide a me fanno impazzire. E questa qui per terra è Glazed Terracotta. Guardate che bello, direttamente dalla 1.12. Prismarine Block, uno strano Prismarine Block. Davvero figo. Ci sono un sacco di blocchi inediti in questo gioco rispetto a Minecraft classico. Andiamo a parlare un po' con loro. Sea Lantern, dobbiamo guardare una Sea Lantern. Man, these are bright. Love it. Ha detto che è molto luccicosa. Grande Jesse, molto utile. You guys doing okay? Come va, ragazzi? Like it, Jesse. It's giving me a bad feeling. And my instincts are better than 9 ocelots tied together. Oh, that doesn't even make any sense. Continua a parlare a metafore, l'altro gli dice, non ha neanche senso. Ah, ecco ragazzi, mi è venuta in mente ora la cosa che vi dovevo dire. Fatemi andare un attimo nelle opzioni, perché mi sa che per tutto questo tempo noi non avevamo i sottotitoli. Subtitle size? No, in realtà ci sono. È che quando parlano così senza fare il dialogo classico, non ci sono i sottotitoli. Forse sono effettivamente... dovrò vedere dal menu principale. Comunque ci sono io che vi traduco le cose. E i sottotitoli, se ci fossero, sarebbero comunque in inglese. Quindi se non comprendete l'inglese, ci sono io che vi sintetizzo in italiano il tutto. Quindi tranquilli. Che non traduco alla... non alla lettera, però i concetti sono quelli. Quindi state tranquilli. Qui c'è una strana runa invece. Hey, Nurm, you think you could give me a hand with these? Puoi darmi una mano, Nurm? Tu che ti intendi di mappe? Che cos'è questo? Nurmi says they say. Once the world was flat, no mountains, no rivers, no trees, until the admin built the mountains, sculpted the rivers, crafted the trees.
bunch of superstitious malarkey. Ok. Allora, la scrittura dice che loro, quindi questi Argmen, io ragazzi vi giuro, senza un testo non ho ancora capito come si chiamano effettivamente. Comunque, questi uomini antichi hanno scritto questa cosa, che una volta il mondo era piatto, senza montagne, senza fiumi e senza alberi. Poi arrivarono loro e crearono le montagne, scavarono i fiumi e craftarono gli alberi. Quindi, una sorta di creazionismo in Minecraft. È molto, molto figo tutto ciò. Potrebbe avere a che fare con lo structure block? Non lo sappiamo. Comunque, leggiamo questa. Minchia, che lentezza, Jesse, però. 3 ore per arrivarci. Cosa ne pensi, Nerm? Vai, un po' di lore. Eccolo lo structure block! È là dietro. Worthy of his challenges. So we left this world until the next great heroes emerged. Can't believe you buy into this stuff. That's obviously just the cop-out way of saying he never really existed. Aspetta, stavo un attimo parlando ancora. Comunque, stavamo parlando tra di loro. Quello che ha detto è che ad un certo punto questi antichi uomini, di cui ancora non ho capito il nome, cioè non ho capito bene come lo pronuncia, quindi se è Arkman, non ho capito. Comunque questi antichi uomini se ne andarono perché non c'erano più eroi, non c'erano più sfide, e quindi si assopirono, diciamo, in un certo senso, in attesa di un nuovo eroe. Potrebbe essere Jesse, questo eroe, che raccogliendo il guanto ha risvegliato questi antichi esseri? E io qui non posso più interagire con nessuno, ma mentre parlavamo, qui dietro si è palesemente visto il blocco, il tesoro che stiamo cercando. Quindi ci siamo, ragazzi. Andiamo, c'è un blocco di diamante così a muzzoli. Ci sono un sacco di ricchezze qua, in questa costruzione, ed eccolo lì. C'è un observer block lì dietro, eh. Ce ne sono due? Wow. This must be it. It's gotta be. Ci siamo. Symbol. It looks just like the one we saw underground. Il guanto si illumina. Jesse dice. A structure block. È questo lo structure block. Nerm says there's some writing here. Old runes. The admin's gifts, declaring your path. Choose wisely. That's all he's got. I guess you can only take one. Ne possiamo prendere solo uno, praticamente. E quest'uno che prenderemo definirà il nostro percorso, la via che sceglieremo. E devo scegliere saggiamente. Che structure block possiamo prendere? Io non saprei quale guardare. Vediamo, sono... ci sono tipo due forme. Una è questa sorta di quadrato strano con questa glowing obsidian, come dicevano prima, che mi interesserebbe capire che cos'è. Dall'altra parte c'è una forma più particolare. Vediamo se li guardo e basta. Cosa mi dice? Says that's the wall of the builder. That's pure obsidian. Nothing's getting through that. That's for sure. Wall of Builder, il muro dei costruttori, dice. E questo che cos'è invece? Nerm says that one's the tower of the warrior. Oh, wow. Yeah, I bet that could shred a gang of mobs in no time flat. Questa è la torre del guerriero, dice. Quindi c'è da fare una scelta. Da una parte il muro del costruttore, dall'altra parte la torre del guerriero. Noi siamo più costruttori e guerrieri. È davvero difficile decidere. Ragazzi, sarebbe bello fare un sondaggio in diretta. Non è possibile farlo. Voi cosa avreste deciso? Tra la torre del guerriero. Noi dobbiamo diventare un guerriero o un costruttore? Il muro del costruttore. A me piacciono entrambe le cose, lo sapete. E avrei scelto la torre del guerriero. Però questo blocco qui, il muro del costruttore, il pensiero di vedere queste cose strane mi ispira. E per quanto riguarda la storia che abbiamo letto, questi antichi hanno costruito il mondo aspettando poi un guerriero. Quindi io voglio saperne di più su di loro. Penso di prendere questo.
Lo so che non tutti saranno d'accordo, però ragazzi, vediamo. Builder path. That sounds like what we need. Your story is changing, right? L'altro è scomparso. Vedremo poi se sarà possibile fare anche l'alternativa prima o dopo, eh. Però intanto. Yeah. I can't believe we got it. Non possono crederci che lo abbiamo ora. Dovremmo trovare un modo per andarcene, perché là ci sono ancora quei guerrieri. Che succede? Non se ne sono andati, vero? Ah no, stanno arrivando a quanto pare. E vogliono combattere. È arrivato il momento? Oh, sparano frecce di pietra. Questo è un grosso problema. Ok, è meglio schivare. Aia. Beh, ce l'abbiamo fatta perlomeno. Via, Jesse, vattene. Oh, santo cielo, sono enormi ste frecce. Come facciamo a combattere questi cosi? Peggiori statue di sempre, dice. Però abbiamo questo guanto. Oh, shit. I don't know how it works. Try everything then. No, perché la please. Statua di prima ha spaccato la parete? Avete visto? Please work, please work, please work, please work, please work. Per piacere funziona, dice lo structure block. Oh man. Oh, cool. Ah, crea il muro? Il muro è indistruttibile, ecco a cosa serve. Oddio. Mentre abbiamo un problema molto, molto grande lì. Hello, Jesse. Ciao, Jesse. Che inquietudine. Stanno arrivando, ragazzi. Ma non so come faremo. Jack vuole combattere, ma non è molto sicuro. Pensi che tutti cool perché di quanto alto sei, eh? Proud di quanto alto sei? Se ne scappano, grandi. Dai, combattiamo. Proviamo. Aia, schiva. Ok, ce l'abbiamo fatta. Schiva, 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 Jesse. Mi sono fatto prendere. Schiva, 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 ok. Vai, è stanco, Jesse. Devi scappare. Ok, dobbiamo recuperare la stamina, vero? Aia, ragazzi, fa malissimo. Vai, schiva, ok. Raga, non è semplice. Ok, l'abbiamo tirato giù, tipo. Che fa? Non si fa avvicinare. Si è rialzato. Maledetto. Schivalo. Ok. Colpisci. Schiva. Vai. Perché mi ha colpito lo stesso? Non ha senso. Schiva ora. Perfetto. Colpisci. Schiva. 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 Mi ha colpito lo stesso. Non capisco il motivo. Schivalo. Ragazzi, sto andando di merda, vero? Schiva. Schiva. Ok. Colpiscilo con tutto quello che hai. Ok. Q. Q. Pensavo glielo infilasse nel sedere per un attimo, non so perché. Vai, in testa. È come se fosse un blocco del potere questo, che lo disattiva. Sono tipo roba. In your face. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Metaphorically. I giganti hanno fatto entrare l'acqua nel tempo. Hi. Mi sta prendendo. Mi ha detto muori ora. Oh, cavoli! Si sta laggando tutto. Petra? Occhio, Petra. Stand still. Schiva. Ci ha isolati dagli altri, praticamente. My sword! I can riesce a raggiungere la sua spada. Oh no, vuole colpirla? Don't worry! Mentre loro sono nella merda, devo scegliere chi salvare, vero? No, queste scelte... Ovviamente dobbiamo aiutare Petra, ragazzi. Oppure gli altri, guardate. È che lì sono in tre. Non possiamo tradire Petra, mi spiace. Non possiamo. Salva Petra. Nessuno avrebbe scelto gli altri, mi spiace. Però mi spiace un sacco. E ora? Caduti in acqua?
Ci siamo separati dagli altri? Dove finiamo? Whoa, close call. Jack. No, Jack è stato colpito. I'm okay. Ha un occhio nero. Mostly. Che succede? Oh no. Jack, I'm so sorry. Jack, mi dispiace. It's all right. È stato ferito all'occhio che sembrava di vetro. Nowhere to run. Non c'è modo di scappare, dice. Schiva. Ah, questo è un problema. Si è attaccato, Jesse? You are resilient. Mamma mia, ragazzi, queste scene mi ricordano God of War. Kratos contro Crono. No, questo fa male. Oh, santo cielo. Dove vuoi andare, Jesse? Cosa pensi di fare? Vagli in testa. Tiralo un pugno negli occhi, tipo. Ci vuole mangiare, che fa? Laghi giganti. Attack on Titan in Minecraft. Is there a leak in here? Sto spaccando tutto, ragazzi. Qua presto si allagherà tutto. I placed every block you've ever stood on. And I promise I will place the blocks that cover your grave. Ha detto che ha visto tutti i blocchi che abbiamo piazzato nella nostra vita e che metterà lui il blocco che coprirà la nostra tomba. Che inquietudine. Dobbiamo usare quella cascata per scappare. Really? What a dangerous world, Jesse. Vai, vai. You are so tiny, there is so much distance to cover. Also, you know. Ragazzi, è inquietantissimo. Si avvicina. Ah, non mi colpire, no. Schiva. Santo cielo, vai nella cascata. Sali, sali, sali. Meno male che abbiamo il casco. Ma la... Oh, santo cielo. Ma l'amico di Jack ce l'avrà il casco per uscire? Ci ha catturato. Ma stai scherzando? Ci ha mangiati davvero? Come l'attacco dei giganti? Non sono... sono stato lento, ragazzi, mi sa. And I promise I will place the blocks that cover your grave. Avevo fatto tutto. Tutti gli episodi senza mai morire. Mannaggia. Go, go, I'm right behind you guys. Ok, andate, andate. Jesse. Vai, what scappa. A dangerous world, scappa, Jesse. You are so tiny. There is so much Luota. Distance to cover. Luota. Lui dice: sei così piccolino e così tanta you know, distanza da coprire per scappare. Schiva. Ok. Perfetto, ora vai nella cascata. Sono pronto, ragazzi. Sono pronto a premere la Q come un forsennato. Sto già premendo, raga, vai. Nuota. Nuota. Nuota, non mi ha preso. Questa volta non mi sono fatto prendere. Ci siamo. Ok, siamo scappati. Oh, santo cielo. Jesse. Jesse, vieni qui. No, me ne vado. Non ci torno più lì dentro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Torniamo a casa? Sembrerebbe di sì. Non credo sia finito tutto qui, però, eh. Cos'è sta roba? Ah, abbiamo scavato di nuovo il passaggio per il portale. Pieno di creeper. Dobbiamo mettere lì lo structure block. Ah, nel buco, esatto. Ok, Jesse, devi muoverti. Io non so neanche dove sia quel buco ora. Salta, schiva, vai di qui, perfetto. Stanno tenendo tutti alla larga i creeper. Ci stanno aiutando un sacco, ecco il buco. Corri, grande pietra. Andiamo. Ce l'abbiamo fatta. Ora non ci resta che buttarlo qui dentro. Vai. Dovremmo poter sigillare il tutto. Sta riproducendo la struttura che era visualizzata, infatti. Avrà funzionato, secondo voi? Is everyone okay? È tutto a posto? Looks all clear. Yeah, I think so. Sei stato structure bloccato. What's that, Heckmouth? Oh, that's right. You just got structure blocked. E fa anche la, il balletto oh, della what vittoria. What do you know, Jesse? You really did it. Yeah, l'abbiamo I fatta. Guess they did. I think that's really the end of it. Ah, certainly looks that way to me. Sarà davvero come on, finita? Let's go home, you guys. E ora lo ha ripreso?
Avrei giurato che lo lasciasse lì. Ok ragazzi, quindi si torna a casa dopo questa incredibile avventura. È stato un episodio lunghissimo, tra l'altro. Tipo 2 ore di gameplay. Siamo solo alla prima parte. Ciao a tutti, siamo tornati. Buongiorno dalla fondazione. Sei tornato. Or help with building, or wrangling animals. Yeah, I guess it's a good thing I'm back, huh? Penso gli sia piaciuto fare il capetto mentre non c'eravamo, eh? Yeah, it's been a frazzling time. So, did you find what you were searching for? Hai trovato quello che cercavi, ci chiede. Certo. Jesse! Jesse! Tutti acclamano Jesse perché ha trovato lo structure block, ma il guanto non te lo leva più nessuno. Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Il gioco di squadra ha permesso di fare questo. Ovviamente Jack ha la bimba. Nothing we can't do together. Happy founding day, everyone. You're welcome. E ora? Ah, ha creato il muro. Ok. Ha mostrato il potere del blocco. Mentre Petra e Jack si isolano, cosa stanno andando a fare? Che succede? Not bad, right? I think they really liked it. Yeah, they did. Guess you've still really got it. Yeah, other than having half the number of eyes I had when we left, I'd call that a rousing success. Yeah, that part's not the best. Ah, ha detto che a parte l'occhio perso è stato un successo. Hey, I think the eye patch is Però dai, la benda sull'occhio ci sta. Ties your whole look together. Ti fa sembrare no depth perception, fico. But at least my look is tied together. Awesome. Oh, Jack! I'm sorry, I didn't mean to interrupt. I was just coming to get Jack. No, no, you're fine, friend. Voss and I are heading to the shop to start planning our next expedition. Stanno andando nello shop per pianificare la prossima spedizione, dicono. Ok. You coming, Petra? Vieni, Petra. Quindi Petra ora in a little bit. I'm still hanging with Jesse. Fai parte del loro gruppetto, però vuole stare prima con noi. La bandiera dell'Italia qui. I beacon con i colori italiani, chissà perché. Bene, tutto è bene ciò che finisce bene, anche se sono sicuro che sia solo l'inizio. Esatto. Che succede? What's that? Whoa, you dudes heard that too, right? Yes. Perché la terra sta tremando? What was it? No. Raga. No, raga, l'ho telefonata. Oh no. Jesse. Attack on Titan. Non ci credo. No, raga, questa è una citazione. È una citazione ad Attack on Titan. Sto volando tantissimo. You've really got my attention now. Jesse, ti ho trovato anche qui. E così, credo, sia ufficialmente finito. Mamma mia, Hero in Residence. Il primo episodio della seconda stagione. Mamma mia, ragazzi. Wow, che figata. Allora, vediamo un po' di scelte. Quelle un po' importanti. Vediamo. Solo il 46% ha scelto il muro. Gli altri hanno scelto il come si chiamava, il simbolo del guerriero, la torre del guerriero. Però sono contento di aver fatto la scelta meno diffusa, così è più originale. Va bene, e abbiamo scelto di salvare Petra come hanno fatto tutti quanti. Ragazzi, che dire, è stata una bellissima prima storia di questa nuova stagione, che come avete visto continuerà, perché Attack on Titan in Minecraft is real adesso, quindi sarà una figata. Non appena uscirà vi porterò il seguito, per adesso ovviamente non chiedetemelo perché non è ancora uscito, e per il resto nulla. Se vi è piaciuto lasciate un like, noi ci vediamo con altri video molto presto, un saluto da Eren Blaze, ciao a tutti. Aspetta, fermi tutti, c'è un finale segreto. Avevo già stoppato la rec, Lucas, che scrive il libro. Che sente i passi?
vede la statua che va verso la città. Beacon Town. Beacon Town. Che fa? Recupera gli attrezzi da guerriero. È tempo per scrivere il prossimo capitolo della storia. Il cavallo e parte verso la città grande, Lucas. Ci sta, però avrei sperato in un Ivor nel finale. Vabbè, ragazzi, questa volta ci salutiamo davvero. Ciao a tutti.